Chang, che ha vinto a Giacarta e ad Osaka e ha perso a Los Angeles da Krajcek. Guarda che palla ha ripreso Chang, non può fare nulla su questo. Ha aperto il microfono. Come al solito Edberg all'attacco. Uno, cioè nella prima vittoria di Edberg, è stato il giocatore contro il quale Edberg no, praticamente ha avuto la possibilità di mettersi in palla. E lo scorso anno anche Edberg, battendo Chang dopo una grande maratona, ha acquisito ancora più fiducia nei propri mezzi e è riuscito a portare a casa il titolo per la seconda volta. Ottimo anche questo. L'erba, anche se era un'erba che sembrava terra, tanto era rada. E 8 Krajcek. Beh, un torneo con un grandissimo livello di partecipazione. Eh sì. Ottimo, dove si sta giocando una semifinale del doppio maschile, si sta concludendo. Tanto gran volè di rovescio di Edberg era più. La Germania giocheranno sulla terra battuta a 200 km a nord di Stoccolma, è un campo in terra battuta ma al coperto contro i tedeschi. Grave, sì, Chang può andare avanti, può andare intorno alla sesta settimana. La Chang come si muove sul servizio di Edberg, cerca di infastidirlo un po'. Buona copertura della rete. La grande risposta di Chang. C'è qui il problema in più di un Edberg che copre molto bene la rete, quindi non basta rispondere, bisogna subito mettere in difficoltà chi batte in questo che è proprio il torneo ATP per eccellenza. Cioè, rispetto a molti tennisti sta abbastanza indietro, quindi se riesce ad angolare molto bene puoi sorprenderlo. Di essere venuto fuori da una situazione nella quale proprio sembrava il pugile cotto, eh? Di Edberg. Edberg spende meno di Chang Ah sì. perché è costretto a percorrere meno campo. Guarda qua cosa fa, bravissimo Edberg. Come punti non gliene ha dati tanti quanti ne avrebbe dato una vittoria sull'handle o su stick che si trovavano in quel settore. sì, però magari trovavano, cioè magari lo battevano. Ecco, sì, infatti credo che non si dispiace. Mettere pressione addosso a Chang. È ottimo questo contro. Cose buone dal mondo. Sì, quello veramente era un altro marchio, non era il marchio di Edberg. Le ha sbagliate perché è caduto sulla palla. Anche lui ha fatto un match molto duro e tra l'altro ha finito piuttosto tardi. Bella questa palla. A fare un cross incredibile. 15 pari. Gran risposta ancora. E Chang strappa la prima. Da parte del campione svedese. Questo invece è il sintomo di. A 0 Chang tiene il servizio e vince quindi questo primo set con il punteggio. Beh, qua per esempio cosa ha fatto? Ha raccolto. Ancora o almeno a toccare la palla. E qui molto bello. Ben servizio di Chang che però stecca completamente. Le alte gioca anche delle parabole un po' più, delle parabole un po' più dirette, delle traiettorie un po' più dirette. E Venuto per la verità anche ad Edberg un servizio un po' più corto, anche questo non era lunghissimo.
Bravo Edberg, smash di controllo per riuscire ad andare avanti ancora. Molto bene, molto bene. Bello scambio. Questo è un applicato. Beh, qui è una prodezza. Ottima lavoro. E che resta completamente 4-0 per lui. E la gran risposta di... cosa ha intenzione di fare, perché sul 5-0 per l'avversario, ieri per esempio gli avevamo quasi consigliato qui dai nostri Stefan Edberg. Viene avanti subito. E questo passante di dritto di Chang esce di un soffio, così decisivo. Non è al massimo della condizione fisica, probabilmente questo torneo combattere duramente sia contro Morgan, battuto 6-1, 7-6, tanto seguiamo questo punto, è molto bravo. Bravo, si fa ancora 3 set, insomma è dura, Ma poi 5 set in due partite diverse non sono come 5 set con la stessa persona. Aereo che volteggia. Beh, questo è bellissimo. Da quella poi era incinta e lui non voleva allontanarsi, non è andato a fare i soliti tornei a Tokyo. Tanto qui. Per fare un punto a Chang, all'australiano Phil Dent, che doveva aiutarlo soprattutto a migliorare sotto rete. Poi ora ha deciso. Dent non è stato un periodo particolarmente felice, ma non per così. Perché l'allenatore non era sufficientemente in gamba. Intanto qui ottima stop volley di... del grande slam. Soltanto dopo 3 anni, quest'anno c'è a Wimbledon, è riuscito a vincere un altro torneo dello... 15-30. È rimasto indietro. Viene adesso. E mi pare... un ace, Edberg. Lo smash vince. Qui forse Chang poteva tentare ancora il palloneggio listato col dritto. Chang ha corso prima dove Edberg avrebbe giocato la volée. Questo smash è abbastanza facile, anche se al rimbalzo ne aveva sbagliato uno precedenza Edberg, ma era più difficile. Va a rete lui per non farsi attaccare, virgolette, commessa da Edberg. Viene chiamata fuori questa risposta di dritto di Edberg, anche questa palla è forse finita fuori di un centimetro. Comunque Michael Chang vince per la prima volta il torneo di Cincinnati, un torneo che era stato 2 volte di Stefan Edberg, succede nell'Albo d'Oro a Pete Sampras, ma vince tutto sommato con merito, un torneo che sembrava perso per lui già nella semifinale recuperata contro Agassi.